Buongiorno a tutti. Oggi un video un po' diverso di quelli soliti. Oggi facciamo un po' di tutto. Adesso torniamo a casa. Abbiamo fatto la spesa a Lidl. Dopo vi mostro quello che ho comprato praticamente. Ciao ciao, dopo. Ciao Iron, mi aspetti? Sì? Hai fame? Eh? Non ti piacciono questi? Questi qua? Non li piacciono? Non ti piacciono questi allora? No? Non li ho mica mangiato? No? Non ho mica mangiato. Eccoci qua, la mia spesa. Ho comprato un po' di spazzolini di denti, ho comprato questa qua, foglio in silicone per da forno, ho comprato questo qua, che se avete dei figli o nipotini, non so, secondo me è carino, per stampini. Ho preso questo qua, che la mia collega me l'ha detto che è buono, proviamo. Tipo un varnish con la candeggina, ecco. Poi ho preso questo qua, ne ho preso due per la lavastoviglie. Poi ho preso questa qua, sono le pastiglie in candeggina, sono 32 pastiglie. Poi ho preso questo qua detergente pavimenti, ecco. Vabbè, dopo ho preso un po' di acqua mineralizzata per stirare, bicarbonato di sodio. Quando vado lì prendo sempre dei biscotti, che questi sono più buoni in assoluto, questi qua sono i biscotti danesi. Vabbè, dopo ho preso la cioccolata per Andrea, che gli piace questa qua. Poi anche questi cioccolatini qua sono buoni, mi piacciono. Ho preso 2 kg di caffè per la macchinetta. Ah, poi ho preso tipo i Swiffer del Lidl, acero che costa meno. Vabbè, tonno, burro, l'uova. Ho visto che hanno anche lievito di birra, questo lievito di birra che non costa tanto. Proviamo, oggi voglio fare la pizza. Vabbè, dopo ho preso un po' di carta, carta da cucina, poi vabbè, i Wuster, prosciutto cotto, che voglio fare una pasta oggi con prosciutto cotto e pisellini. Poi quando vado al Lidl prendo sempre i cetrioli, che questi sono buonissimi in agrodolce. Infatti ho preso 2, così ho anche un po' di scorta. Anche questi peperoni qua, a me non mi dispiacciono. Poi vabbè, ho preso riso, couscous, riso grano saraceno, che questi qua me li faccio quando vado a lavorare, e anche orzo. Poi ho preso anche olio d'oliva, proviamo, non l'ho mai preso, però c'è scritto 100% italiano, ho detto beh, lo provo. E niente, la mia spesa è questa qua. Ah, ho preso anche questi qua, croccantino di mais, di formaggio, però ho visto che a Iron non gli piacciono, ha un cane un po' particolare, ecco. Poi dopo sono le patatine, quelle sempre di Lidl. Poi dopo vi volevo far vedere che da lunedì 21 febbraio, se qualcuno interessa, ci sono delle felpe, delle magliette, dei leggings da donna e la tuta della Lotto, praticamente, secondo me, perché di solito Lotto non è male come marca. Anche i prezzi: 24,99 la felpa, 9,99 la maglietta, 24,99 i pantaloni da tuta. Se serve una tuta per vostro marito, secondo me come prezzo non è male.
E niente, tutto lì, guardato anche qua, però non c'è niente di particolare. Ecco, a me non mi dispiace neanche questa qua. Questa pentola qua, pentola in ghisa, però vedo che costa un bel po', 39,99. Non so cosa costa dall'altra parte. Questa non mi dispiace, però costa tanto, secondo me. E niente, questo è il volantino che sarà da lunedì praticamente. Ah, qua che cos'è? Pulisce i pavimenti, ricaricabile. Ah, con il serbatoio d'acqua. Costa 80 euro praticamente, 79 euro. Se uno interessa. E poi niente, solite cosine qua. Ho sfogliato, però non c'è niente di particolare. Guardiamo qua se c'è qualcosa. Ecco, il detersivo igienizzante. Allora, a me piace molto questo detersivo qua. Ecco, sono tre. Costa 5,89. Ecco, questo potrebbe interessarmi, ad esempio. Qua, se a qualcuno interessa, c'è pigiama donna, 9,99. Pigiama da bambini. Pigiama da bambini costa pochissimo, 4,99. Io ho qualche pigiama in cotone che ho preso al Lidl, non sono malvagi. Occhiali, se serve qualcuno. E niente. In tutta questa spesa qua ho pagato 86,09 euro. Ma carino, molto carino. Thank you.
arrivata l'ora di mettere a posto anche qua. Stendo qua di solito. Adesso riprendiamo tutto, poi puliamo e poi devo stendere un'altra volta.
giù in garage ho invece un mobiletto dove tengo tutte le mie scorte. Adesso lo mettiamo a posto. Vedete? Tutti i detersivi, anche di scorta. Questo l'avevo preso a Tigotà, devo ancora provarlo. Questo è il mio preferito. Anche questo non mi dispiace. Bene, adesso mettiamo a posto. Intanto tiro giù tutto. Tanto vengo qua a fare la spesa. Ed eccoci qua, suddiviso un po'. Vaso a carta, qua c'è la farina, zucchero, la pasta, un po' di tutto. I grissini. Qua ci sono le marmellate. Lì c'è un po' di caffè. Di scorta, i biscotti che abbiamo comprato oggi. Qua ci tengo tutte le cose che al momento non mi servono, tipo anche questi qua che non usiamo mai. Sono i piatti in plastica, così, però mi scoccia buttarli via. Ma niente, dopo qua sono un po' di detersive. Adesso faccio vedere anche dall'altra parte. Perché non si vede da... Niente, qua ci sono un po' di stampi, anche quelli nuovi. Questo mi è stato regalato, lo tengo. Questo qua mai usato. Qua ci ho messo un po' di cose. Mi piace molto questo, non so se avete mai provato. Compro solo questa maschera per i capelli. È molto buona quella lì. Ah no, niente, dopo qua ci sono un po' di cose, qualche detersivo così e basta. Qua tengo, questo è vuoto. Beh, tengo le cose, non so, tipo da viaggio. Non so se riesco a aprirlo. Questo in caso mi dovesse servire come spruzzino, questo tipo le cose di viaggio, anche questo per riempirlo. Poi ho tenuto anche uno di questi per la crema, non so se mai si può servire. Così, niente di che, li tengo. Poi c'è qualche barattolo, ne abbiamo delle altre, però vabbè, tengo anche questi, non si sa mai. E via.